Bene, bella bros e benvenuti alla decima parte della mia guida di Pokémon Oro Art Gold. Dunque, devo informarvi che io avevo provato ad entrare nel faro, così per, giusto per vedere quanti allenatori c'erano, più o meno a che livello si trovavano i loro Pokémon. Poi mi è crashato il gioco, ho dovuto salvare, quindi troverete qualche allenatore del faro battuto. Non tutti, tranquilli, anche perché ho cercato di evitarli, più o meno. Un altro problema però è che mi sto rendendo conto che siccome molti dei miei Pokémon che ho scelto per la mia squadra si evolvono tramite le pietre evolutive, e in Pokémon Art Gold diciamo che le pietre evolutive non sono la cosa più semplice da ottenere. Comunque adesso vedrò come risolvere questo problema, speriamo che vada tutto per il meglio perché avevo una bella idea per la squadra. Detto ciò, dirigiamoci verso il faro, ma prima di questo dobbiamo andare di qua, non di qua, ma io potrei anche correre. Dobbiamo andare di qua a prendere una cura totale, molto bene. Volevo vedere anche cosa succede in queste casette. Tu mi dai amo? No. Lui fa scambio tra Krabby e Voltor, perché non è male. In qua non succede niente. Ok, allora, possiamo appunto entrare nel faro. Benissimo, faro di Olivinopoli. Ad esempio io questo allenatore, questo marinaio, già non l'ho battuto, ho sbagliato già ad andare. E vabbè, grazie. Ok, benissimo, perfetto. Però non voglio davanti Growlithe, voglio Togepi. Splendido, questo non è un allenatore. Allora, possiamo salire, questo l'ho già battuto, questo l'ho già battuto, ma per forza. Questo pure, ok. Però questo no, questo non l'ho battuto, mi ricordavo bene. Ah ok, Togepi contro Growlithe. Direi di usare subito Extra Senso. Che palle! Mamma mia! Ah, pure le ricariche totali, ci sono infame. Vaffanculo. Extra Senso. Cominciamo bene comunque nella parte. Dai. Bene, Togepi sarà il 24, vuoi imparare sono qui, ma assolutamente no, è una mossa orrenda, sono qui. Il prossimo è Growlithe, ok, cambiamo, mettiamo Ferrigator. E inondiamolo con Surf. Benissimo. Dovrei avere una bacca frago. Sì, perché ce l'aveva Growlithe quando l'ho catturato, quindi... Wow! Si sta evolvendo Togepi, attenzione. Un Togetic, molto bene. Colpo di scena, così è atteso. Prima Togepi mi era arrivato al 24, ma non si era evoluta comunque. Detto che non devi imparare. Che bello Togepi. Ok, ok, allora. Lo dobbiamo curare alla bruciatura. Sono sicuro di non avere un'antiscottatura. Ho una cura totale. Ma io ho la bacca frago, appunto, mi ricordavo bene. Benissimo. E quindi abbiamo un Togetic che potrebbe essere un valido sostituto al mio Pokémon tipo volante già progettato per la squadra. Comunque, usciamo da qua, qua c'è una caramella rara. Ok, la prendiamo e rientriamo. No, c'è questo marinaio che ci aspetta, io ovviamente ho davanti Growlithe. Mi sembra una scelta appropriata. Krabby. Ok. Proviamo a mettere Bellsprout, vediamo cosa combina. Perché lui col Miracle Seme qualcosa la potrebbe fare. Basta che non mi abbassi la difesa al massimo. Bam! Ah, è presa, mi fa male. Sì, benissimo. Ok, come ho detto, abbiamo scherzato. Probabilmente il problema delle pietre evolutive vale anche per Eevee. Quindi adesso lo allenerò, proverò ad allenarlo un pochino. Perché, ripeto, non è una cosa facile ottenere le pietre evolutive.
si ottengono abbastanza agilmente soltanto vincendo al Pokétron, e vi giuro che il Pokétron sul computer non è facile, non è assolutamente facile. Comunque, continuiamo qua a mordere Krabby. Ok, no, devi andare giù. Guarda, adesso ti mordo pure con le fauci gelate. Benissimo, Ferengator sarà 31. Splendido. E Ivy sale al 7, e Ivy sale all'8. E Ivy impara Turbo Sabbia, molto bene. Prendiamo questo strumento, che è un etere. Ok, e c'è un altro allenatore. Speriamo che almeno lui possa essere sconfitto dal mio Growlithe. Bene, è un agricoltore, quindi non fare tante furie. Bravo, due volte. Rota fuoco, brucia, uccellino, brucia. Poi c'è Firo, questo mi preoccupa già di più. Rota fuoco, beh, l'assalto fa male. Ai, ok. Uè, sì, che l'ho bruciato, sì. Ok, ancora rotto fuoco. Dai. Oh, benissimo. Benissimo. L'ultimo espiro. Ancora rotto fuoco. Ho vinto che. Che palle! Dai! Uffa! Non mi fai inseguimento perché mi incazzo con una bestia, guarda. Ma vaffanculo. Top. Gela. Oh, che palle. Comunque di qua si esce, vero? No, niente, aspetta. Se si uscisse. Saliamo. E saliamo. Di qua si esce pure? No, niente. Saliamo. Il problema è che mi è rimasto soltanto coso. Predigator e... Ah no, ma c'ho un revitalizzante. Molto bene, andiamo a Growlithe. Diamo anche una super pozione. Ok, una super pozione anche a Togetic. Magnifico. Ciao. Ok, affrontiamo questo Marineir. È un po' Oliver. Beh. Piacerà a Glass questa cosa. Dunque, pioggia danza, mi potenzi da mosso tipo acqua, ma io ti faccio pistolacqua, sbagliato. Perché lui ha assorbato, quindi è inutile che mi pensi così tipo acqua. E comunque sta usando pioggia danza dentro un faro. Sta piovendo dentro il faro. Vabbè, possiamo stare. Ancora sgranocchio. Grazie. Poi andiamo avanti. Ah, finito, soltanto uno ne avevi. Che brutta cosa. Tu non sei un allenatore, lo so per bene. Affrontiamo pure questo tizio. Machop! Oh, finalmente qualcuno affrontabile per la mia Growlithe. Ovviamente dovrò beccare l'unico Growlithe di tipo. Poi l'unico Growlithe femmina. Ma che brucia. Ok. Oliver, no, Oliver, non si può fare. Vai Predigator. Oh, Predigator. E sbaglio se. Perché lui non ha assorbacqua? Oh mio. Oh mio Dio, l'ho devastato praticamente. Qual è l'altra abilità di Poliver? Comunque. Sicuramente questo non ha assorbacqua, ed è una cosa buona. Machop, sì, che mettiamo Growlithe. Che è stata persa a livello 24. Appunto. Avevamo un braciere direttamente, visto che Machop di difesa speciale in oro. E comunque in gamba, ancora braciere. Olè, benissimo. Growlithe sarà 24. Si spera, sì. Benissimo. Ok, adesso c'è uno strumento da prendere là in alto, l'ho visto, è super repellente, va bene, fa sempre comodo. E siamo qua, da Jasmine. Questo piccolino illuminava il mare ogni notte, ma all'improvviso è dato segno di cedimento e ora respira affannosamente. So che c'è una farmacia fornitissima a Fiordusopoli, ma è al di là del mare, non posso lasciare Anfi da solo. Ti devo chiedere un favore, potresti andare a prendere le medicine al posto mio? Ti lascio questa porta aperta. Grazie. E così noi possiamo uscire, prendere la super pozione che si trova qua e uscire dal faro. In tempi anche ragionevoli, voglio dire.
Quindi, dopo aver diciamo sconfitto gli allenatori del faro e capito che serve andare a prendere la medicina per Anfi, ci dirigeremo verso Olminopoli. Ok. Cercherò anche di allenare adesso Ivi nel frattempo che andiamo verso Olminopoli. E allora, qui è pieno di nuotatori e quindi proprio di tipo acqua. Non ho una controparte per i pokémon tipo acqua, una controparte di Toh, comunque l'avete capito. L'unica è Bellsprout, ma Bellsprout non... Posso provare anche l'allenare Bellsprout, voglio dire. Vediamo. Aspetta, non contro Tentacool. Comunque. Mettiamo Togetic che ha extra senso. Ok. Facciamo anche un metronomo, visto che ci siamo, giusto per mandare a Rappo, basta che facciamo 6 attacco, magnitudo 7, splendido, che è pure super efficace. Non so come un Togetic possa provocare un magnitudo, ma non mi interessa. Tentacool, lasciamo Togetic. Extra senso. Andiamo con un altro metronomo. No, aspetta, sa che è di nuovo una mossa buona. No, Ricito non è una mossa buona. Fidati. Frustrazione, ma tu mi vuoi troppo bene per farmi male. Non so se avete capito la frase. Comunque, ancora extra senso. Beh, benissimo. Allora, affrontiamo pure lei. Sì, comunque questo percorso, se non l'avete capito, collega Olivinopoli a Fiorrisopoli, che è la prossima città. Dunque, mettiamo Bellsprout con Crostario, anche se non credo che abbia lunga vita. Ok, crostata. Ancora, ancora, dai, che sta piacendo. Grande brutto colpo, grandissimo. Ok, grandissimo, comunque Bellsprout se la cava di brutto colpo. Qua c'è qualcosa. Spennata, ok, e metto tutto il continuo spennata, assolutamente inutile. Continuiamo ad affrontare tutti questi allenatori che sono puro allenamento per la squadra. Proviamo a mettere Growlithe. Lo spero che sapete la lancia. Ruota fuoco. No. Ah, non è un tipo ghiaccio. Mi sembrava che Shelby fosse tipo acqua ghiaccio, forse è soltanto Cloyster. Allora scusate, non ricordavo bene. Che sono sicuro che Cloyster sia di tipo acqua ghiaccio. Sono sicuro. No, Wartortle lasciamo a Feligator. Wartortle è abbastanza preoccupante. Ok. Muori. Ingoia e muori. Ok. Ui. E Shelder. Benissimo. Non cerchiamo di sgranocchio. Ok. Benissimo. Randy, nuotatore. Proseguiamo. C'è da affrontare anche questa tipa. Scusate un attimo. Ok, mezzo arrivato. Dunque, dicevo fuori. No, subito fuori. Proviamo Bellsprout. Magari non dovrebbe mandare KO. Frustata. Vai. Ok, gli ha fatto un danno. No. Vabbè, mettiamo Togetic, dai. Proviamo un metronomo. Se poi non mi usi ripresa, grazie. Rintocca sana. Sì, ma non è servito a niente. Locomote. Ecco, questa mi è piaciuta già molto di più. Grazie. Faccio parecchio danno, ma Locomote. Cioè, se mi è riuscito Locomote. Shelder. Mettiamo Feligator. Ok. Vai, Paola, nuotatrice. Però non usate protezione che mi fate perdere tempo prezioso, eh. E poi magari tra
6 minuti devo staccare quella parte, quindi non mi fate perdere tempo prezioso assolutamente. Basta! Ok, credo di essermi espresso chiaramente. Dai, Alligator, però pure tu impegnati, sei a livello 32. Dunque, dove andiamo? A incontrare i Pokémon che non mi faranno fuggire perché c'è Eevee. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. Ma non mi staccare Eevee perché ti stecco io. E il bollaraggio. No. Mettiamo davanti il Feraligator, così possiamo usare il super rappellente. Che ne dite? Ok. Che c'è di qua? Niente. Cioè non è... Ma come? Non c'è. Wow, ok. E non ho cambiato. Comunque, salve tentatore. Un piacere. Grazie. Ciao. Dicevo, mettiamo davanti il Feraligator. A posto. Questo tizio non mi va di affrontarlo, onestamente. Qua c'è da usare mulinello. Per adesso non ho. Fatemi esplorare un attimo la situazione, eh. Ah, qua c'è direttamente già Fiorlisopoli. Splendido. E di qua è per chi non ha mulinello, giusto? Sì, più o meno. Vabbè, affrontiamolo. Ah, si è fermata la ROM. No. Sì. Devo per forza resettare perché si è fermato. E sapete dove ero fermo? Adesso io ve lo faccio vedere dove ero fermo. Vai, vai, vai. Qui, prima del faro. Quindi mi sparo. Signori, la parte finisce qua, mi dispiace, ma colpa della ROM che fa schifo. E a questo punto ci vediamo con la prossima parte, che saremo direttamente a Fiorlisopoli. Avrò battuto tutti gli allenatori del percorso marino. Fidatevi, lo farò. Cercherò di allenare anche Bellsprout. Mi rivedrò il problema della squadra, perché Togetic mi sta convincendo sempre più. Per il resto è tutto. Se il video vi è piaciuto, mi invito a lasciare un mi piace, un commento, iscrivervi al canale soprattutto. Un saluto da Shinobi97. Bella bros.